Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD. Questa sera alle 21 sarà celebrata la solennità del Corpus Domini nella Cattedrale di Arezzo, che sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente e potrà essere seguita anche in streaming all'indirizzo www.tsdtv.it/live. La messa sarà presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana. Al termine della celebrazione, il pastore della chiesa di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, guiderà per le vie cittadine la processione con il Santissimo Sacramento che giungerà alla Basilica di San Domenico. Pluralismo, radicalismo, educazione saranno gli argomenti dei prossimi seminari che si terranno dal 24 e 25 giugno nell'ambito del ciclo Forward al campus del Pionta ad Arezzo presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale dell'Università di Siena. La professoressa Valérie Amirault, docente di sociologia all'Università di Montreal, è la relatrice invitata a parlare dei 2 giorni di seminario. Il ciclo di seminari Forward è stato presentato lo scorso marzo al Dipartimento di Arezzo ed è un progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dedicato ai temi dell'integrazione e delle strategie per prevenire la radicalizzazione. All'oratorio della parrocchia di Santa Croce le premiazioni delle Olimpiadi organizzate dal Comitato di Arezzo del Centro Sportivo Italiano Il Servizio. La parrocchia di Santa Croce ad Arezzo sta realizzando nel proprio oratorio le attività dei campi estivi, che hanno vissuto un momento importante in collaborazione con il Comitato di Arezzo del Centro Sportivo Italiano al Parco di Villa Severi e poi nei locali dell'oratorio. Un'occasione di condivisione e di incontro all'insegna del gioco, dello sport e della preghiera. I campi estivi dell'Oratorio di Santa Croce vanno bene, anche perché abbiamo incominciato questa esperienza a gennaio di quest'anno. La grande sorpresa che abbiamo avuto l'abbiamo avuta da questi ragazzi animatori, perché io dico la verità, no, non ci credevo all'inizio, ma avere un gruppo di 17 ragazzi da 17 a 19 anni che tutte le domeniche si sono riuniti per formarsi, per crescere, per prepararsi, è stata una grande sorpresa. Per cui oltre ai ragazzi che siete contenti, ragazzi, sì? Ecco, oltre ai ragazzi che sono contenti, la nostra gioia è proprio in questi animatori. L'importanza degli oratori nella nostra diocesi sta assumendo sempre un ruolo più fondamentale e principale. E l'importanza dell'oratorio è quella di costruire qualche cosa insieme nell'estate perché sia motore per tutto l'anno pastorale. Ed è quello che no, è la nostra scommessa. Ecco, questi ragazzi che sono qui quest'estate. Noi, a parte, abbiamo fatto laboratori sulle vocazioni, abbiamo laboratori sulla creazione, laboratori in una crescita spirituale, perché sia fondamento di un cammino che inizierà a settembre anche in vista della nostra nuova unità pastorale. Durante la giornata si sono svolte le premiazioni delle Olimpiadi organizzate dal Centro Sportivo Italiano. Abbiamo fatto le Olimpiadi all'interno dell'oratorio, organizzate dal CSI, e ha vinto la squadra dei sognatori, perché siamo divisi in 4 squadre: sognatori, viaggiatori, primitivi e costruttori. Hanno vinto i sognatori. La Fraternità di San Lorenzo Pomaio propone una visita che permetterà di entrare in contatto con una realtà in cui si cerca di vivere il Vangelo da soli ma insieme come popolo. Si tratta di Nova Delfia nel Grossetano. Anche per chi già conosce questa realtà, l'occasione è da non perdere, poiché la comitiva potrà assistere alla prova generale dello spettacolo che la comunità porterà poi in alcune regioni italiane. La gita è prevista per sabato 13 luglio con partenza in pullman alle 15 dal parcheggio di fronte alla scuola di Via Tricca. Dopo la visita alla comunità alle 21:30 è previsto lo spettacolo. Il ritorno ad Arezzo è previsto intorno alle 24:30. Prenderanno il via lunedì prossimo, 24 giugno, e dureranno 2 settimane alcuni lavori al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo. Si tratta di interventi necessari per adeguare la struttura alla recente normativa regionale che prevede 3 nuovi percorsi per aree di trattamento ad alta intensità, a media intensità e a bassa intensità. Si tratta di un investimento sulla struttura per un totale di 30.000 euro e sarà seguito in una seconda fase da altri lavori. Per le 2 settimane di cantiere, l'attività del pronto soccorso non subirà modifiche. La lotta alla marginalità sociale, il progetto di aiuto ai senza fissa dimora, il servizio.
150.000 euro di fondi europei per la lotta alla marginalità sociale. L'assessorato alle politiche sociali del Comune di Arezzo, in collaborazione con l'Associazione Culturale del Bangladesh, l'Associazione DOG e la Fraternità Federico Bin di Ollus, mettono in campo una serie di azioni rivolte ai senza fissa dimora. È una promessa che siamo stati in grado di mantenere, quella di intercettare risorse europee e regionali in totale 150.000 euro in questa prima fase per supportare le persone in estremo disagio, in estrema difficoltà. È quell'idea di Arezzo, città sicura e coesa, che oggi trova la propria esplicazione attraverso un'alleanza tra amministrazioni, associazioni di volontariato e unità di strada. Questo progetto dà un rinforzo di più per operare a compimento del lavoro. Soprattutto mi ricordo Federico Bindi, è Federico che conoscevo da molto vicino. Quando ho saputo che posso lavorare con loro, io vorrei che fine del progetto rendere anche pubblicamente che è quello che abbiamo fatto. Il progetto vede come attori e protagonisti un gruppo di coordinamento che monitorerà l'andamento generale del progetto stesso, costituito da un rappresentante per ciascuno dei soggetti e un'equipe multiprofessionale formata da due assistenti sociali e da un operatore designato da ogni partner. Questa delle politiche di rete è un, diciamo così, un progetto che finalmente viene attuato. Da tanti anni oramai si parla di politiche di rete. Tito ha accennato Federico, mi ricordo che addirittura aveva fatto un master alle politiche all'università proprio sulle politiche di rete, e vedere che si attuano, già si saranno attuate nel passato, ma in maniera così concreta, direi, è per me una grande soddisfazione davvero, e soprattutto quello che penso è che il risultato per gli ultimi, che sono quelli per i quali cerchiamo di operare, ne abbiano veramente un vantaggio concreto. I nostri ospiti sono prevalentemente persone senza tetto, anche persone comunque in stato di bisogno. La percentuale, contrariamente a quello che si crede, non è di stranieri, non è di migranti. Il 50% almeno sono italiani, in questo periodo in maniera particolare. E questo significa che la crisi economica è ancora lontana dall'essere risolta. Il mese di spettacoli della Libera Accademia del Teatro volge al termine all'insegna della recitazione, del canto e della danza. La terza e ultima settimana della rassegna Sediamoci a Teatro, in programma dal 23 al 30 giugno, proporrà 7 saggi dei gruppi di teatro classico e di teatro in musica, che porteranno sul palcoscenico le opere su cui hanno lavorato negli ultimi mesi con la regia dei maestri della storica scuola cittadina. Gli spettacoli prenderanno il via domenica 23 e lunedì 24 giugno al Pietro Aretino con Un malato immaginario e derive. Prima di lasciarvi al nostro focus di stasera dedicato alla giornata internazionale del rifugiato, vi proponiamo il messaggio di Papa Francesco per la 105esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2019, in programma il prossimo 29 settembre, incentrata quest'anno sul tema Non si tratta solo di migranti. Santo Padre, con questo messaggio, con un titolo un po' strano, potrebbe sembrare all'inizio, vuole cercare di spiegare un po' a tutte le persone che lo stanno ascoltando, lo hanno ascoltato negli ultimi anni, parlare molto di migranti, rifugiati, sfollati, vittime della tratta, il senso profondo delle sue parole. La preoccupazione è una preoccupazione profonda non solamente per i migranti, ma per tutti coloro che abitano le periferie esistenziali delle nostre società. Questo significa anche che gli affamati, gli assetati, i malati, i carcerati e insieme anche i migranti di oggi sono quelle persone che più sono vulnerabili nella società di oggi e che più hanno bisogno del nostro aiuto. Il Papa ha un messaggio veramente spirituale, non spiritualista, perché la spiritualità è legata sempre per il Papa con il terreno concreto, con la vita quotidiana, e non c'è nessuna conversione di cuore al di fuori della vita quotidiana. E se noi non siamo pronti a cogliere la gente che soffre, la gente della marginalità, i migranti, allora come possiamo dichiararci di essere cristiani?
Sono 12 i posti messi a disposizione dalla Caritas diocesana per l'anno di servizio civile regionale che si svolgerà a partire dalla fine di settembre. Il bando è rivolto ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 anni. I giovani saranno coinvolti in realtà impegnati a contrastare la marginalità e la solitudine, offrendo aiuto a chi è in difficoltà per problemi economici, ma anche anziani, disabili, minori o infine cercando di dare voce a queste realtà nei mezzi di informazione diocesana. I ragazzi che vorranno mettersi a disposizione possono contattare la Caritas diocesana per un aiuto e un supporto nella presentazione della domanda, che deve essere fatta esclusivamente online chiamando il numero 0575 35 47 69. Si ricorda che il termine ultimo per presentare le iscrizioni è stato prorogato a venerdì 28 giugno. Si celebra oggi la Giornata Internazionale del Rifugiato, istituita nel 2001 dalle Nazioni Unite in occasione del 50° anniversario dell'entrata in vigore della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato. L'approfondimento nel nostro focus di stasera. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci. Benvenuti al Focus di oggi. Si celebra in tutto il mondo in questa giornata la Giornata Mondiale del Rifugiato, una ricorrenza che è stata individuata dall'ONU, dall'Assemblea Generale, e parliamo di questo momento che è anche occasione di riflessione insieme a Luca Piervenanzi della Caritas della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, che proprio è impegnato in questo ambito. Allora, iniziamo dal raccontare per sommi capi di come interviene la Caritas della Diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro su questo tema, quello dell'accoglienza dei richiedenti asilo, dei richiedenti protezione internazionale. Sì, l'associazione SICEM, che è il braccio operativo della Caritas diocesana, si occupa appunto di gestire il servizio di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. È un servizio che ormai possiamo dire insomma è abbastanza storico, perché è stato avviato a maggio del 2014, siamo stati tra i primi, diciamo, se non i primi, insieme ad altri due o tre enti gestori della provincia di Arezzo a gestire quella che è nata un po' come un'emergenza, poi si è strutturata come soprattutto come flussi negli anni a venire, e che continua ad oggi a essere uno dei nostri servizi, diciamo, soprattutto per le persone vulnerabili, perché alla fine quelle persone che arrivano e che sono arrivate soprattutto negli anni precedenti al 2019, che ancora sono in accoglienza, cercano ancora una risposta circa la propria posizione in Italia per appunto per la domanda di protezione internazionale, in attesa di avere i documenti che possano permettergli di rimanere poi in Italia o comunque nel nostro continente. È un servizio che ci vede insomma impegnati principalmente in case d'accoglienza e in appartamenti dove sono i nostri ospiti, e a cui forniamo appunto vitto e alloggio, e i servizi alla persona, che possono essere informativa legale piuttosto che assistenza sociale, perché poi comunque sono persone che ormai sono da molto tempo residenti nel nostro territorio in attesa appunto di sapere circa la loro domanda di protezione internazionale, di indirizzarli soprattutto in questa fase a ottenere una maggiore autonomia, perché comunque è l'obiettivo sicuramente di Caritas, sicuramente nostro, quello di dargli la possibilità di avere gli strumenti necessari per poi uscire dai progetti e camminare con le proprie gambe, insomma. Quante sono le persone che accoglie Caritas? Attualmente abbiamo 30 persone in accoglienza, l'ultima arrivata è una bambina che è nata il 21 di maggio nella nostra struttura d'accoglienza nella casa famiglia, quindi queste sono le persone insomma che attualmente abbiamo. Quali le nazionalità principali? Principalmente abbiamo la prima nazionalità è quella nigeriana, seguita da quella maliana e poi ivoriana. Abbiamo tendenzialmente, sono quasi tutti, a parte per un ragazzo del Pakistan, sono tutte di nazionalità subsahariana. Ecco. Quindi queste persone perché scappano dai loro paesi? Cosa cercano?
cercano sicuramente la pace e la possibilità di vivere in maniera dignitosa. Questo è un aspetto principale, è l'aspetto più importante. Poi le motivazioni sono un po' geografiche, perché dipendono sicuramente dal paese di provenienza, e un po' anche politiche, perché dipende anche dal momento in cui sono partiti, dal contesto socio-politico, ma anche geopolitico di alcune zone dell'Africa subsahariana. E sicuramente il problema della Libia, che si sta deteriorando sempre di più negli ultimi mesi, è un altro aspetto, anche se c'è da tener conto che chiaramente la domanda di protezione internazionale parte dal paese, diciamo, nativo della persona che richiede questa protezione in Italia. Le storie sono le più svariate, si parla di persecuzioni religiose, persecuzioni, diciamo, per gruppo etnico sociale. Persone musulmane, persone anche... Certamente, sì, quello è un servizio chiaramente, ma come tutti i servizi Caritas, insomma, come i nostri centri d'ascolto, non c'è questa distinzione, ecco. E come dicevo, le storie possono essere diverse, perché appunto un po' dipende dal paese di provenienza, un po' anche dal genere, perché chiaramente e purtroppo le donne sono ancora più vulnerabili degli uomini. Il viaggio e i viaggi che hanno sostenuto per arrivare fino in Libia, il soggiorno in Libia e poi il viaggio in mare, sono viaggi chiaramente impossibili da immaginare, se non appunto quando le persone ce lo raccontano. E insomma, i racconti che mi fanno non si parla di viaggi di piacere? No, assolutamente, anche perché purtroppo sono viaggi gestiti comunque da organizzazioni criminali che sono senza scrupoli. Al di là del fatto della prima parte del viaggio, che può essere più o meno autonoma, la seconda parte, per poi soprattutto, insomma, il discorso del soggiorno in Libia è un inferno, da come ce lo dicono, ce lo descrivono, ci dicono proprio la parola inferno in Libia. E quindi il dover, per esempio, vedere in queste settimane, in questi mesi, la campagna, diciamo, anche un po' aggressiva contro le organizzazioni non governative o comunque il privato che si occupa di cercare di salvare queste persone in mare, pensando appunto che così si agisce contro i trafficanti, è un po', non lo so, lascia un po' il tempo che trova, ecco, la soluzione. Ricordiamo che comunque Caritas non è un'organizzazione non governativa, è un organismo pastorale, certo, della Chiesa, quindi sostanzialmente la Chiesa stessa. Esatto. Alcune storie ha iniziato a raccontarcele, in questa trasmissione non c'è tempo per andare a fondo, però Caritas si caratterizza anche per l'accoglienza di figure ancora più deboli in questo contesto, spesso, che non vengono accolte da altre strutture, da altre realtà, come dicevamo, le donne, accompagnate anche con dei minori, quindi un ulteriore elemento di delicatezza. Voi come operate anche per favorire l'integrazione, mentre queste persone sono in attesa di sapere se potranno ricevere o meno un'accoglienza, un rifugio, una protezione in Italia? Sì, possiamo dire che fino ad oggi uno degli aspetti su cui abbiamo puntato di più è stato l'apprendimento, diciamo, della lingua italiana, e quindi l'organizzazione di una vera e propria scuola di italiano interna nostra, con persone, con colleghi, insomma, con certificazione DITALS per l'insegnamento dell'italiano agli stranieri, con una convenzione addirittura con il Dipartimento Universitario qui di Arezzo, che ci ha permesso anche di ospitare studenti di lingue sotto forma di tirocinio, per offrire un servizio ancora, insomma, più importante. E in più, puntando molto anche dopo una prima fase, soprattutto nella nostra scuola interna, anche grazie in collaborazione e grazie, insomma, al servizio che rende alla comunità, al centro per l'istruzione per gli adulti. In più, per i più meritevoli, per i più, diciamo, le persone che sono riuscite ad avere un buon livello di italiano, abbiamo anche permesso loro di accedere a dei corsi di formazione anche a pagamento, insomma, per sostenerli e per aiutarli a creare un'autonomia anche lavorativa, insomma. E per ultimo,
questa settimana ha svolto gli esami di terza media una nostra ospite che ha fatto tutto l'anno sempre al centro per l'istruzione per gli adulti di Arezzo, e siamo in attesa di sapere il risultato di questo esame, insomma, per motivo in più che ci rende orgogliosi, soprattutto insomma per queste persone che si stanno veramente impegnando a creare un futuro migliore. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nel 2018 sono stati 70 milioni di persone in tutto il mondo, le persone che, hanno, appunto, che sono scappate dal proprio paese in cerca di un aiuto. Spesso si sente dire che molte di queste persone che vengono in Italia sono dei privilegiati che lo fanno semplicemente perché vogliono, vogliono portare avanti del crimine o comunque vogliono portare avanti attività criminali. Qual è la vostra esperienza su questo fronte? Come vanno anche le domande di richiesta asilo nel vostro contesto? Ma rispetto proprio al nostro contesto, diciamo, e quindi alla nostra esperienza diretta, è una cosa su cui ci siamo soffermati anche noi e abbiamo provato a fare un po' una statistica analizzando le persone che sono arrivate da noi in, diciamo, in prima accoglienza, quindi proprio i giorni successivi allo sbarco che tendenzialmente avveniva e avviene comunque nel sud Italia, in Sicilia prevalentemente, e fino al momento in cui hanno ottenuto una forma di protezione o comunque una risposta definitiva da parte dello Stato italiano, sia o in prima istanza la commissione territoriale che si occupa appunto di sentire le persone, le storie delle persone e valutare se ci sono effettivamente i presupposti per una forma di protezione, oppure in caso di esito negativo di questa prima commissione c'è un ricorso tramite giustizia ordinaria, quindi al tribunale nel nostro caso di Firenze per territorialità. E quindi noi abbiamo analizzato questo lasso di tempo, dalla domanda fino all'ottenimento di una risposta definitiva. Nel nostro caso, quindi, di solito quanto ci vuole? La nostra media, diciamo, sempre parlando dei nostri dati, che quindi siamo certi della loro giustezza, insomma del loro senso, è più o meno 21 mesi, il che vuol dire che ci sono state persone in accoglienza per 10 mesi, persone che sono state in accoglienza in attesa di una risposta anche quasi 4 anni. E nel 95% dei casi la risposta è stata positiva, cioè queste persone hanno ottenuto una forma di protezione, il che vuol dire che la loro domanda e quindi il loro essere in Italia e arrivare in Italia cercando protezione era assolutamente legittima, perché appunto lo Stato italiano ha riconosciuto una protezione. E sull'aspetto che riguarda il commettere dei reati, comunque attività criminose? Ma è questo il problema, è che arrivando persone da paesi dove effettivamente la formazione spesso e comunque il tentativo di vivere è di espedienti, a volte quando non si creano situazioni per un po' abbattere questa formazione, può purtroppo andare su qualcosa che esula, diciamo, se non dalla legalità, però insomma che comunque vive un po' di espedienti come faceva nel paese di origine. Nel nostro caso appunto noi abbiamo puntato molto sulla scuola italiana, sull'italiano, sulla formazione, e siamo, devo dire, soddisfatti, perché comunque sono stati fatti, non in tutti i casi chiaramente, ma in molti casi sono stati fatti veramente dei percorsi di integrazione notevole con persone che sono arrivate a sostenere l'audizione, non in commissione ma il ricorso in tribunale, parlando italiano, parlando di fronte a un giudice in italiano correttamente, senza l'ausilio di un interprete, dimostrando il processo di integrazione che hanno fatto nel nostro paese, dimostrando anche esperienze di volontariato fatte magari a volte con i comuni, con protocolli, e a volte con altre associazioni del terzo settore, con parrocchie, insomma, quindi questo sicuramente sono più le cose positive che le cose negative. Grazie allora a Luca Piervenanzi della Caritas della Diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro, che ricordiamo ha deciso di portare a termine, nonostante le difficoltà di questo nuovo bando, i progetti già intrapresi con le persone che sono in attesa di avere appunto una risposta sul proprio status o meno di rifugiato. È tutto per il focus di oggi, arrivederci.